portare. Funziona quello là. L'ho portato. Ah, funziona questo? Benissimo. Allora, buonasera. Io ho vissuto il 68 a Genova, sono genovese, sono figlio di Portuali, nipote di Portuali, sono il primo che si è laureato nella mia famiglia. Per me il 68 comincia nel 60, quando ci fu, Tambroni e Almirante, che doveva fare il suo congresso a Genova, e scoppiò la rivoluzione. Cadde poi il governo Tambroni. Lì c'erano gli operai, non c'erano gli studenti ancora. Io avevo 10 anni, quindi quelle cose le ho viste da bambino. E poi dopo, subito dopo, sono successe delle cose che hanno un po' cambiato, credo, la nostra storia. Una apparentemente insignificante allora, ma non molto oggi. Questo è il primo disco che ho comprato. Twist and Shout dei Beatles, e nel 1965 i Beatles vennero a Genova, e questo è il primo concerto che io ho visto nella mia vita. Alla radio c'erano le canzoni napoletane e l'opera. Caterina Gazzetti, sì. Però e dopo i Beatles Bob Dylan, che adesso vince il premio Nobel, ma allora però diceva cose differenti. Ovviamente non capivamo quasi niente di quello che dicevano, però poi c'erano i testi, quindi uno leggeva poi i testi e cercava di capire che cosa volevano dire. E l'inglese che ci insegnavano a scuola non serviva assolutamente a nulla per comprendere queste cose. Nel 65, che è l'anno in cui i Beatles hanno fatto la loro tournée in Italia, esce il primo numero di Linus, che è questo. Io ho 14 anni e ho comprato Linus. Prima c'era Topolino, che c'è ancora ora, anche Linus c'è ancora ora. Però se aprite questo, il primo numero, c'è Umberto Eco che intervista Elio Vittorini e Oreste Del Buono. Cioè si passava da Topolino, dall'entertainment normale di leggere le storielle, a Umberto Eco. E i ragazzi di 14 anni leggevano questa roba e sentivano queste cose. E Genova era un posto un po' particolare, ovviamente. I Portuali avevano un gruppo culturale. Ho parlato prima di Bob Dylan, che ha vinto il premio Nobel. Ci veniva Dario Fo, che poi ha vinto il premio Nobel pure lui, con l'amore. E quindi frequentavamo queste persone, o li vedevamo o li frequentavamo. La mia storia scolastica in quell'epoca è stata un disastro totale. Io sono stato rimandato sempre dalla prima media fino alla quinta liceo, bocciato 2 volte, compreso l'esame di maturità. Perché all'esame di maturità contestai il tema dicendo che era una cazzata spaventosa e che erano tutte palle quelle che ci stavano proponendo. Una cagata pazzesca. C'erano i cineforum con tutto Eisenstein, tutto, quindi andavamo a vedere il settimo sigillo, tutti questi, il travaglio interiore di Max von Sydow che guarda intensamente Lee Wulman. Però le cose che ci costringono, la corazzata Potemkin ovviamente, e la corazzata Potemkin, ero stato l'organizzatore del Cineforum, e quindi Dreyer, Bergman, Eisenstein, e tutti questi altri cose, mettevamo sto telo e andavamo a guardare i film al pomeriggio. E il problema era che noi dovevamo leggere quello che intanto ci imponeva la scuola. E questo era i Promessi Sposi. Ricordo un tema sui Promessi Sposi, sul concetto di provvidenza nei Promessi Sposi. E dico, ma come la provvidenza? Renzi e Lucia non si possono sposare. C'è Don Rodrigo che è tanto cattivo, la provvidenza manda la peste, così muore Don Rodrigo con tutti i cattivi. E tutti gli altri poveretti che sono morti per la peste, sta provvidenza, che dovrebbero dire della provvidenza? Eh sì, cioè poi in Boccaccio invece vediamo che i ricchi si mettevano nel palazzo, erano i poveretti come Renzi e Lucia che morivano, per cui scrivevo dicendo il concetto di provvidenza di Manzoni, come dice Paolo Villaggio, è una cagata pazzesca. Effettivamente io poi ho scoperto i Promessi Sposi molto recentemente,
perché ho comprato un audiolibro di Paolo Poli che legge i Promessi Sposi. E devo dire la verità che mi sono riconciliato con i Promessi Sposi. Dove ci sono una quantità di cose Bisogna leggerlo modernissime, fuori dalla scuola. ma a scuola Fuori proprio dalla non scuola. ce le facevano capire. Fuori dalla Cioè, scuola, deve proprio. essere messo fuori dalla scuola. Un'altra cosa che trovai a casa perché l'aveva comprato mio padre, poi lui i libri li metteva lì, ero portuale, però i libri li comprava, li portava a casa e li metteva sul non mi diceva di leggerli perché sapeva che se ti dicono leggili non li leggi, quindi mi diceva no, lasciali stare che ci tengo, e allora io andavo a prendere, li leggevo. Uno era Il viaggio di un naturalista attorno al mondo di Darwin, e poi sono passate all'origine delle specie. Tutta questa roba nella scuola non c'era. Cioè la nostra scuola aveva una concezione dove la cultura era solo umanistica, la parte scientifica non esisteva. E quindi la storia naturale, l'origine dell'uomo, l'origine delle specie, sono state la rivoluzione del pensiero fino a oggi ed erano completamente fuori anche da quello che era il pensiero della sinistra. Perché non ha mai avuto nessun tipo di, almeno quella italiana, non ha mai avuto nessun tipo di tendenza in quella direzione, no? E quindi questo era un libro che mi colpì moltissimo, che era stato scritto negli anni 50, Maledizione italiana, era proprio del 68, era quello di Vance Packard, I persuasori occulti. Dove ti spiega le tecniche della pubblicità per far comprare le cose. E c'era tutto un capitolo sulle prugne, perché in California c'erano le prugne servivano per andare di corpo e quindi non avevano una grande immagine. E allora ancora ora ci sono le prugne Saratoga, no? Con queste, e immaginarono una campagna pubblicitaria per rendere attrattive le prugne e non farle vedere soltanto come un lassativo naturale. E questa cosa mi colpì veramente molto perché cominciai a guardare la pubblicità con gli occhi di Vance Packard per dire: questi mi vogliono fregare, vogliono farmi comprare questa cosa e io allora non la compro. E quindi queste letture influenzarono anche il mio comportamento.